Oh, allora, abbastanza leggero, piccolino questo, non so. Eccolo qua, ma era raggruppato, non è che piccolino. Ole, che bello, questo è elemento aria, per forza, un pterodattilo. Adesso vedremo se è un pterodattilo effettivamente, perché comunque ci sono dinosauri così, che si chiamano in diversi modi. Pteranodonte, immaginavo. Ogni dinosauro in questa collezione ha una mossa speciale, infatti le vedete qui evidenziate in giallo. Tutte queste qua, ad esempio. Poi ci sono queste altre. La mossa speciale dello pteranodonte è morsa stritolante. Vediamo un po'. Così, così, stritola, stritola, così. Ecco qua. Morsa con le ali. Bene, molto bello. Poi non voli più. Impicchiata così, chiude le ali per aerodinamica, proprio così, e chiude, si avvolge. Poi si attacca e stringe il collo. Ok, continuiamo allora. Elemento terra, che poi si vede anche dai colori, capisco da questo. Questo vabbè è un triceratopo, ma io vorrei fare notare i dettagli, cioè anche la lingua. Lingua rosa, mamma mia. Poi tutti i pallini qua sulla pelle, no vabbè, sono fatti benissimo, giuro. Comunque i Epic Animals in generale sono i migliori in assoluto, cioè sono fatti troppo bene. Davvero. Ma anche da questo, ma sono fatti troppo bene. Poi ho visto i dettagli del Dimetrodonte. Dopo, adesso vi faccio vedere questo qua. Guardate che bello! La mossa speciale del Triceratopo è il corno fatale. Che di corni ne ha tre, però ce n'è uno fatale. Ci piacciono i corni fatali a noi. I corni fatati. Anchilosauro, il mio dinosauro preferito. Mamma mia, che come sono fatti bene. Elemento terra, anche lui, direi di dividerli, però mettiamo quelli di terra da questa parte, quelli di aria di qua. E poi ci mettiamo fuoco e acqua. Ok. Allora, la mossa speciale dell'anchilosauro è il colpo corazzato, perché questo qui, questa mazza dietro, sfracassa, diciamo così, proprio le ossa dei T-Rex, però vabbè, questo e papam, e rompe le gambe ai T-Rex, davvero, davvero, io lo so perché ho assistito, ve lo assicuro. Ma guardate la bustina piena di colori, mamma mia. Qui abbiamo tutta la collezione da questa parte, eccola qua, con tutti e quattro gli elementi e i due speciali al centro. E sono di Tiramix, ovviamente. Continuiamo! Un brachiosauro, oserei dire. Brachiosauro zampata possente. Che bello! Allora,